Questa sera, mercoledì 26 agosto 2009, intorno alle ore 21:45, tra lo stupore di turisti e residenti, si è registrato un nuovo e inspiegabile blackout elettrico che ha colpito una parte limitata del centro storico di Ischia Ponte. Il tratto di strada del corso Luigi Mazzella interessato dalla mancanza di corrente elettrica è quello che va dall'incrocio con via Giambattista Vico sino al parcheggio antistante gli uffici INPS. Una situazione sicuramente surreale, quella creata, con una parte del corso ischiapontese perfettamente illuminato e l'altra completamente al buio. Nel mentre i lampioni della pubblica illuminazione erano accesi, all'interno delle abitazioni e degli esercizi commerciali regnava il buio pesto, così come ci ha spiegato Giovan Giuseppe Lanfreschi, storico commerciante della zona, al quale abbiamo chiesto a cosa era dovuta la mancanza di corrente. Non lo sappiamo, anche perché in questo momento proprio i vigili ci hanno comunicato che non hanno notizie dall'Enel, che sono state più volte sollecitate. Il problema è che pare che i distacchi programmati erano terminati, la fase tra virgolette di emergenza, che è tutta da accertare, questa particolare emergenza che abbiamo vissuto durante il mese di agosto, era terminata e quindi si andava verso il raggiungimento della tranquillità, almeno sotto il profilo della mancanza dell'energia. Invece stasera all'improvviso, da circa un'ora, è mancata improvvisamente l'energia, creando notevoli disagi non tanto per le strutture che non hanno merci deperibili, ma per le strutture proprio che hanno merci deperibili, hanno i ristoratori, i bar, i pubblici esercizi che lavorano con frigoriferi e quindi hanno l'esigenza di avere l'energia a disposizione o comunque di essere avvertiti in tempo. Dopo i lunghi blackout dei giorni scorsi, al momento scongiurati grazie alla presenza sull'isola di Ischia di circa 90 generatori, a Ischia Ponte si è temuto il peggio e invece, fortunatamente, dopo circa un'ora la corrente elettrica ha fatto nuovamente capolino nel centro storico ischiapontese, illuminando nuovamente il tratto del corso Luigi Mazzella, rimasto al buio in questa calda serata d'agosto. Nei prossimi giorni ci auguriamo di poter sapere cosa c'è stato all'origine di questo nuovo, apparentemente inspiegabile, ma fortunatamente breve blackout che ha colpito il caratteristico e antico borgo di Celsa, meta quotidiana di migliaia e migliaia di turisti.